Bella ragazzi, qui è Zario, siamo oggi ritornati con un nuovo video. Cazzo, è storta. Un nuovo draftino, per ora ve lo porto settimanalmente perché mi sto divertendo a farli un bel po'. So che oggi vi aspettavate la reaction a X, ma vedrò di farvela uscire comunque in settimana perché è un po' triste l'album. Ho sentito le prime tracce e quindi voglio un attimo capire se effettivamente è worth farci la reaction, perché poi se no sto allo stesso discorso di 17, ovvero che non è worth farci una reaction per un album triste. Quindi fatemi vedere se voi lo volete lo stesso, lasciate un bel mi piace, un commento, ho scritto Zanation. Intanto vi porto questo draft, però prima di tutto voglio farvi vedere che anche questa settimana, come avete visto magari su Instagram, se non mi seguite Instagram Ertoni, ho fatto il fuori classe 3 con 29 vittorie precise e mensile sto a 84 win. Se faccio altre due volte fuori classe nelle ultime due settimane rimanenti vado Elite One. Cioè, i pacchi miei sarebbero gli stessi pacchi che poi mi fanno aprire i ragazzi nei video. La squadra è stata questa che mi ha permesso di fare fuori classe 3. Ho trovato Mataus lì che lo sto usando, quello che avete visto nel video. Ho comprato Mané, Crespo è un trattore, il resto della squadra già lo conoscevate. Comunque non è una squadra di merda. Però andiamoci giù col draftone, che magari c'è da qualche food birthday. Allora, moduli, moduliere, io direi di mettere il 4-2-3-1 largo, fra... Mi piace il 4-2-3-1 largo, sì. Vabbè ragazzi, però non ricominciamo per favore con le carte normali. Io Cristiano Ronaldo non lo vorrei prendere, però è un rischio non prenderlo, perché ci stanno troppi altri... ci stanno tante versioni di Cristiano. Vabbè senti, lo sai che ti dico, io prendo Anthony Martial. Lo so, mi state odiando, prendo Anthony Martial. Aubameyang dell'Arsenal. COC chi ci dai? Ozil, Eriksen, facciamo Eriksen. No, perché sono andato sul CDC? Vabbè, dacce Kanté. Fernandinho 85, va bene. Abbiamo fatto una BPL in 0 secondi. Chi me dai qua? Mkhitaryan. Stiamo andando a full BPL, allora, abbiamo capito. CDC. Oh, questo è quello che voglio. Il polpaccio. Il polpaccio if. Questo è pulito. Terzino sinistro. Gareth Bale, terzino sinistro. Io me lo prendo caso. Poi chi c'è dai? Difensore centrale, prendiamo Sanchez. Niente, qui non c'è niente. C'è ancora Astori che ce lo prendiamo sempre ormai come Santino. Tanto speravo in un altro difensore, non avrei giocato. Comunque con Williams non ci avrei giocato. Che schifo. Qui non c'è assolutamente nessuno. In porta uno della BPL sarebbe comodo. Mamma mia. Allora prendiamo lui sperando poi in un difensore centrale migliore. Ok, prendiamo Ederson. Difensore centrale ci serve tipo un Ramos. Io prenderei Alonso intanto e lo metterei al posto di Bale. Metti caso che poi Bale non va in porto in tutto questo. Valencia assolutamente. Lo mettiamo qui e mo ci serve soltanto... Alla fine un difensore centrale. Io prenderei pure Bakayoko a sto punto. Prendi Bakayoko, lo metti al posto di Davidino e in porta metti Ederson. Hai fatto il 100 d'intesa. Quindi per ora senza difensore facciamo così. Ma vediamo se ce ne droppa uno. Qui prendiamo Bruno Perez come Santino anche lui. Dammi un Cristianello Ronaldo. Dai che ho rinunciato a quello là. Non ce lo vuole da. Non ce lo vuole da. Qui siamo sui pick, ok. Neymar che ci serve. Dammi un Cristiano. Eden Hazard. Che lo prendiamo. Magari lo mettiamo al posto di Anthony, però boh. Anthony in realtà non è che mi fa cagare, eh. Poi, ci serve un game changer. Ci serve un cazzo di game changer. Io prendo Ozil per il rating, perché non me ne frega niente. Se no, niente. Cristiano Ronaldo non ce lo dà più, è l'ultima speranza. Abbiamo rippato Cristiano Ronaldo. È finita. Comunque questa è la squadra. Non mi sembra male. Io posso far entrare Bale a qualsiasi punto, anche alla destra. Che cazzo me ne frega se sto nei guai. Per ora è una BPL molto basic con Bakayoko difensore centrale, perché è l'unico modo in cui lo potevo ficcare, dato che non abbiamo altri difensori centrali della Barclays. Però sta squadra dai non si butta. Io direi di andare subito alla prima partita. Primo avversario, vediamo la squadra del primo avversario. Allora, Cristiano Ronaldo Toti, che Totica fa? Florenzi Birthday, che culo. Griezmann 90, 91 di Dybala, Pjanic, Milinkovic Savic,
Mamma mia, che cazzo, ragazzi. Oh, ma sono solo io allora l'ho zellato nei draft. Che ci posso fare? Vediamo di rompergli il buchetto del culo. Ma ragazzi, comunque la visuale cambia in base allo stadio, perché io gioco con un'altra visuale completamente. Quando soprattutto al Foot Champions mi sono abituato a giocare con un'altra visuale. Oh, Mortangurelli. A Fernandì, ma metticene altri 10 minuti a fare quel passaggio, no. Mamma mia, c'ha le punizioni lunghe. Mamma mia, che pippa questo. Fernandinho mi aveva troll... Ma che stanno a fa'? Gol. Gol. Vabbè, mi doveva segnare, ho capito. Mi doveva segnare. Non lo so, Fernandinho che la fa, cioè mette 10 minuti a fare il passaggio corto. Io che premo L2 10 minuti per farlo avvicinare, ma non si avvicina. Vediamo di recuperare, dai. Bad start, bad start, non c'è problema. Vai. Vai, Pier. Vai, Eden. T'hanno lasciato un brutto spa. Cosa ha preso? No, scusa, cosa ha preso? Quello che mi stava tenendo in posizione regolare rotto in area di rigore. Lo Zanoni nazionale ne approfitta come un vero bastardo. Ah, che bellissima azione, poi, ok. Quello è Florenzi, bravo Alessà. Bravo Alessà, lo so che mi vuoi bene. Mamma mia, quanto corre Florenzi, oh. Bravo Eriksen, mamma mia che cosa hai fatto. Bello. E stavolta mica lo para Ter Stegen, eh. Dentro per Bale. Bale può provare il numero. Lo tenta, vede dentro Neymar. Neymar, rigore. Calcio di rigore, Beppe. Questo a double end su Neymar in area di rigore. Il giallo. Easy. 3-1, buono al 45esimo. Bravo, bravo Eden. Vabbè, lo stiamo bombardando, dai. Non male. No, è quel buco. Gli ha lasciato il buco Marcos Alonso. Non si sa che buco che gli ha lasciato. Io ho già il secondo gol che prendo da contropiede di Kekoso, eh. Da contropiede di calcio di punizione. Bella. Trollo sempre col cazzo di pallonetto. Garetta. Bale di destro. Ci ho provato, raga, cioè non ce la facevo a mettere mano sul sinistro. Tanto da lì butta dentro lo stesso, non c'è problema. Bella azioncina. Dopo che ho trollato mi sono ripreso, dai, buono. Finisce comunque la partita contro Jack lo squartatore, immagino questo qua sia stato. Abbiamo bello che pistato, 4-2 easy. Andiamo subito alla seconda. Secondo avversario, allora Bale attaccante con 3 d'intesa. Cioè c'è la squadra bella ma tutta... tipo desincata. Oh, finalmente la mia visuale è bellissima. Almeno, cioè, stavo vedendo tutto all'alto. Cioè, non ci capisco niente. Pure se dovrei vedere di più, effettivamente. Valenzione. Aspetta, l'inserimento di Eden. Tiro parato da De Gea. La teniamo. Ok. Ancora De Gea. Non è finita, lo stiamo a bombardare. Gol della merda. Ed è gol. Mamma mia, che fatica, oh. Cattivi però, eh. Madonna come abbiamo iniziato. Un bel gol della merda giusto per far sta tranquillo De Gea. Perché cioè già ha iniziato male in sei d'intesa, eh. C'è anche Aubameyang però, che se lo beve con un ball roll. E tiriamo dritti. Ancora. No, ma quanto se lo allungano questi uomini. Bella, mamma mia, ma siamo fortissimi oggi. Siamo fortissimi. Che azioncina ricreata da zero, disegnata dallo Zanone nazionale, facile. Guarda che gli abbiamo tagliato dentro, non se l'aspettava. Questo qui stavolta l'hai segnato Eden, eh. L'hai segnato Eden, prima ce l'ha parata. Vabbè, 3-0 in 23 minuti, raga. Questa qua è un'altra di quelle partite nei draft di Zano. 25-1 e finisce così. Carina. Ma questo è un capolavoro. In silenzio c'ho la magia. Io dovrei stare più zitto quando gioco, ragazzi. 4 per rete. Mamma mia, cazzoncina. Sul secondo, guarda il secondo. Facile. Facile. E rage quit così è. Seconda partita. Molto easy. Molto easy. Madonna. Questo è stupro.
questo nei confronti di una persona. Andiamo alla prossima. Allora, la difesa è bugabile, l'attacco mi fa paura, molto paura. Anche il centrocampo, Kanté, Todi, De Bruyne, Todi, Ronaldo, Todi, Messi, Viola. Ha senso che lo leva, credo. Però la difesa è bugabile, raga, molto bugabile. Andiamo a piazza finale, raga, dai, dai, dai. No, un'altra volta la visuale è altissima, ma che è? Che cazzo le sta dicendo con sta visuale? La odio! Non dobbiamo... Vai! Christian! Eriksen, facile! Stavo a dire non dobbiamo faccarla, non l'abbiamo faccata. Abbiamo fatto bei scambi, poi Lillo Driven alla destra del pelato Baghettaro de Ruffier. Facile. Mamma mia, Mkhitaryan, che cosa fai? Che cosa fai? È illegale quello che stai facendo tu. Sì. Mamma mia, che azioncina. Che azioncina, tutto nato da Mkhitaryan. Abbiamo creato una cosa bellissima. Ma raga, ma io che devo fare? I tutorial mi devo mettere a fare come prossima cosa su FIFA? Che cazzo devo fare? Sto giocando benissimo ultimamente. Sto veramente giocando bene, bene, bene. Vai Pier, vai Pier. Mamma mia, se l'abbiamo barrizzato con quella finta. Pierre-Emerick 3-0, premio start, credo sta a fare sostituzioni, non lo so. Ma sono soddisfatto oggi, sono soddisfatto, non mi starterà, easy. Terzo gol, doppietta di Pierre-Emerick, un gol di Eriksen, ha fatto la sostituzione, mi sa che ha messo Alexis Sanchez, lo vedo in campo, mi pare. Che cazzo è sto buco? Ma che lasci correre Aubameyang? Lo lasci correre? Lo lasci correre a Pierre-Emerick? È sbagliato. Comunque sia, nuovo bug. Questo qua non è nuovo, però lo dico per tutti i ragazzi che hanno bisogno di un aiuto davanti alla porta. R1 cerchio cerchio, ovvero il finesse low driven, quasi imparabile, perché dà potenza ed è di precisione, quindi è all'angoletto, è forte il tiro. Ma io ho fatto 4 tiri in porta, 4 gol. Però madonna il possesso palla, solitamente non le faccio mai. Buono. E qui ti meriti la ballerina perché ti ho fatto ballare lì in mezzo, Mamma mia, Pierre-Emerick. Un altro start sul 5-0, quitterà anche lui. Ah no, ha quittato pure lui. Un altro 5-0 rage quit. Ok, di pulizia in questa finale ci arriviamo. Con velocità, con facilità. Vai, siamo arrivati in finale. Vediamo la squadra di questo. Benzema, Ribéry, Thiago Silva, Marquinhos, Ederson, Bruno Perez, Hazard 93 che un po' mi preoccupa. Io penso che Benzema lo capi dal cazzo, Ribéry, perché il resto della squadra fa abbastanza cagare la squadra. Però è di questi che bisogna stare attenti. Sì, sì, lo sapevo che era bello. Ma Eriksen mette dei cross assurdi, ragazzi. Precisi, sul primo palo, perfetti. Bravo Aubameyang che lo punisce. Guarda che bello. Bello stacchetto, bel gol, 1-0 subito in 6 minuti, è così che dovevamo iniziare, è così che abbiamo iniziato, siamo dei grandi. Ha messo dentro CR7 comunque. No, merda, merda, non sono riuscito a coprirlo a Ronaldo. I miei difensori non andavano, tutti a liscio, mi vanno, anzi, quindi vanno, però vanno a liscio. 3 minuti dopo, dai. Con il silenzio, un altro kick off, anche noi. Però l'abbiamo barrizzato. Però l'abbiamo barrizzato alla grande. Voglio rivedere. Ah, non me lo fai rivedere. Vabbè, lo schippo perché devo andare a fare un altro. Dai, dai, dai. Bakayoko che cosa ha fatto? Bakayoko che cazzo ha fatto? È andato a liscio. Cioè, non c'è andato proprio. Ok, ok. Questa qua è una partita difficile. Devo sta zitto. Ma no, di prima gliel'avevo data. Pum, pum, pa. E già lo sai che quando ce l'hai lì su Pogba e si becca la tab. Ma non l'ho fatta io, gliela fa automatica. Mamma mia, però che crocchetta, oh. Crocchettona di pollo. Mamma mia, sotto lì. Lì, lì. Mo tocca difenderlo, cazzo. E questo qua ogni gol me lo riprende. Vabbè, è passato. Mamma mia, Bakayoko. Si rifà. Sì. Con l'esternetto del piede non ce lo meritiamo. Cioè, non ce lo meritiamo perché si sta meritando il pareggio. Che golletto però di Neymar. Questo mi piace. 4-2. Questa è sudata, questa è la più sudata di tutte. Questa è brava a giocare. Mi sta a creare dei problemi. Finisce il primo tempo, 45esimo buggato. Finalmente per noi, guarda. Cioè, mi sta veramente bombardando. L'avevo capito. L'avevo capito. L'avevo capito. Da dove ha segnato? Di sinistro questo. Madonna, oh. Porca la puttana troia, oh. Fernandinho poi riscatta. Fernandinho riscatta sta stagione.
Riscatta sta stagione, Fernandì. È il gol da kickoff. Mamma mia, che bug, ragazzi, che ci abbiamo. Prende start, che deve fare? C'ha l'ultima sostituzione, mi sa. C'ha l'ultima. No, Fernandì. No, Fernandì. No, Fernandì. No, Cristian. No, no, 78esimo, 5-4, no. Lo sapevo che lo piavamo, lo sapevo. È inutile, Cristiano Ronaldo gli game change proprio tutto. Quelli là non li farebbe nessuno se non lui. No, il contropiede. Sì, facile draft. Facile poi. Mamma mia, che fatica. Questo qui era ha giocato veramente bene, cioè, mi ha fatto un attimo paura. Io ho fatto, sono stato efficiente. Però ho giocato bene anch'io alla fine, perché ho difeso bene tutti i tiri. Vabbè, la maggior parte erano anche centrali. Mo tocca sperare in un reward buono. Reward buono, ce lo dai. Pacchetto giocatori rari, pacchetto oro. Ok, 50k, va bene. Ci stanno bei giocatori nei pacchi. Ci sta il footbird, ci sta tutto. Ma raga, ovviamente noi non ce ne frega niente. A noi l'importante è che si portiamo a casa ogni volta. Questo qua è stato un po' una passeggiata, devo dire la verità, cioè abbiamo dominato, abbiamo giocato molto bene. Vediamo un po' se riesco a rifarmi. 11k mi servono per rifarmi sto draft. Ok, bandiere ce le dai, non è una special card, va bene lo stesso, chi ce dai? Portogallo, alla sinistra è Nani, meno male che Ronaldo è nei cosi. Food birthday, perché se no potevo rischiare la morte. Però che pacco di merda, ragazzi, che paccaccio. Ma che? Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere per la reaction nei commenti, ovviamente, o con un mi piace e tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mua! Bella, ragazzi.